come quello. Si sente?
per non fare questioni di contatti. No, che cosa, da un tre quarti d'ora. Vai a vedere se ho un collega, si mette qui a sì, io non l'avrei mai fatto. Buonasera a tutti i consiglieri, prego di prendere posto ai propri banchi e invito il segretario a fare l'appello. Tambellini, Allegretti, Amanti, Angelini, Azzarà, Battistini, Bonturi, Buchignani Nicola, Buchignani Ruggero, Cantini, Curione, Fava, Fazzi, Garzella, Ghilardi, Giorgi, Giovannelli, Lenzi, Leone, Luca, Leone Maria Teresa, Lucchesi, Macera, Martinelli, Mercanti, Monticelli, Moriconi, Mura, Pagliaro, Petrone, Piantini, Amanti è arrivato. Piantini, Picchi, Pini, Reggianini. Aspetta, anche per Canti c'è. Bene, con 25 presenti la seduta è valida, nomino scrutatori Giorgi, Amanti e Ghilardi. Sono assenti, giustificati, i consiglieri Angelini, Reggiannini e Mura. Mi pare nessun altro, se insomma i consiglieri conoscono qualche altro assente giustificato non fanno altro che, scusate, che comunicarlo. Anzi, 26 presenti. Diamo allora il via al Consiglio Comunale. Al primo punto all'ordine del giorno è la commemorazione del giorno del ricordo, così come voluto, come stabilito dai capigruppo nell'ultima conferenza dei capigruppo. Oggi è stato, oggi è il 10 di febbraio, la celebrazione cittadina pubblica insomma è stata celebrata alle 17 presso il Real Collegio, ma data appunto l'importanza della commemorazione e vista appunto l'imminenza della convocazione del Consiglio Comunale, i capigruppo appunto hanno ritenuto opportuno fare stasera una riflessione sul giorno del ricordo. Oggi commemoriamo una pagina dolorosa della nostra storia nazionale, della nostra storia cittadina, dolorosa per almeno tre questioni, dolorosa perché ricordiamo tutte le persone che sono state uccise sul confine orientale, tutti gli italiani che hanno perso la vita sul confine orientale, buona parte della quale sono state poi gettate nelle foibe proprio a nascondere i corpi esanimi dei nostri connazionali di allora. È una storia dolorosa perché ricordiamo tutte le persone che hanno lasciato volontariamente, cioè da dirlo, le proprie abitazioni, le proprie terre di origine, le terre dell'Istria, della Dalmazia, di Fiume, terre, come abbiamo detto oggi alla celebrazione presso il collegio, terre da sempre appunto popolate da grossi, importanti insediamenti italiani. È una storia dolorosa perché, per la terza ragione, perché tutte le persone che sono state coinvolte loro malgrado in questa tragica pagina della nostra storia nazionale hanno visto per decenni purtroppo negata questa storia. Oggi abbiamo riflettuto sulle cause per le quali ciò è potuto succedere. Stasera ricordiamo chiaramente
come le iniziative che stiamo portando avanti in questa settimana, perché al di là della celebrazione di oggi pomeriggio ci sono altre iniziative che facciamo con le scuole. Domattina se ne andremo, andrà al mio posto il consigliere Macera, il vicepresidente Macera al liceo, all'istituto Pertini. E ricordiamo questa pagina della nostra storia nazionale, della nostra storia cittadina, perché dal 47, quando appunto il 10 febbraio del 47 fu firmato il trattato di pace che consegnava le terre dell'Istria e della Dalmazia alla Jugoslavia, circa un migliaio di persone da quelle terre sono venute a stare stabilmente nella nostra città. Noi abbiamo riflettuto in questi, almeno negli ultimi 3 anni, in maniera molto, molto approfondita queste questioni, soffermandosi sulla valorizzazione sia della memoria di quanti tutt'oggi possono ricordare quegli avvenimenti, sia su promuovendo insomma ricerche dal punto di vista storiografico. Proprio oggi abbiamo presentato un libro molto interessante che si chiama Esuli a Lucca di Armando Sestani. La memoria chiaramente è una cosa fondamentale, proprio perché tuttora molte di quelle persone, comunque sia anche persone che poi fanno parte della comunità degli esuli di seconda e di terza generazione, possono ricordare anche di seconda e terza mano i ricordi delle persone che hanno abbandonato le proprie terre o che hanno visto i propri cari essere perseguitati dalle istituzioni jugoslave. E abbiamo valorizzato questa memoria attraverso, in particolare, ricerche, attraverso 2 viaggi della memoria che abbiamo condotto nel 2013 e nel 2014 nelle terre del Friuli Venezia Giulia, della Venezia Giulia, in particolare dell'Istria e della Dalmazia. In particolare l'anno scorso siamo andati proprio a Pola, Abbazia, a Fiume, sull'isola di Rab, siamo andati a vedere questi posti, siamo stati per la prima volta una delegazione istituzionale del Comune di Lucca insieme alla provincia di Lucca. La delegazione del Comune era composta da me, dal vicepresidente Macera e dal consigliere Pagliaro. Siamo stati accolti ufficialmente nel Consiglio Comunale di Pola, una appunto delle città principali dell'Istria, dove abbiamo fatto appunto una celebrazione insieme alle autorità locali, insieme al vice sindaco del comune, appunto italiano, e insieme alla presidente della regione Istria, anche la italiana. L'anno prima siamo stati appunto in quel caso la composizione della delegazione del Comune di Lucca era composta sempre da me e dal vicepresidente Macera, insieme alla vicepresidente Lucchesi siamo andati a vedere invece la foiba di Basovizza in particolare, che è un altro diciamo luogo della memoria molto importante da questo punto di vista. E tra le tante cose che siamo riusciti a mettere in cantiere, appunto oltre al libro storico, un'indagine storiografica che appunto abbiamo presentato oggi pomeriggio, un'altra però un libro dedicato in questo caso alla memoria di quanti appunto ancora possono ricordare questi fatti, il prossimo domani l'altro giovedì in quest'aula verrà presentata un altro libro di Guglielmo Franchi, Memorie di un esule si chiama. E in particolare l'anno scorso, che ricorreva al decennale dell'istituzione del giorno del ricordo, che ha avuto sicuramente il merito di portare un po' alla luce questa memoria, questa storia per molti versi, per molti anni purtroppo caduta nell'oblio, abbiamo realizzato insieme alla provincia di Lucca, in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea, un video che è stato al centro delle celebrazioni dello scorso anno, sempre svolte presso il Real Collegio, che come sapete benissimo è il luogo simbolo per quanto riguarda la vicenda delle foibe degli esuli per la nostra città, perché fu il centro di raccolta profughi, insomma, che raccolse molte di queste persone che poi si integrarono in maniera, devo dire, molto, molto buona nella nostra comunità, tant'è che appunto oggi possiamo parlare di una comunità lucchese senza appunto divisioni.
realizzammo questo video che fu proiettato in quella circostanza. Come dicevo, il video è anche oggetto in questi giorni di visioni nelle scuole, proprio perché è bene che i giovani ricordino queste, comunque abbiano notizia di queste informazioni, di questa storia che per molti anni appunto non ha trovato luogo nei libri di testo di storia nelle scuole superiori. Adesso fortunatamente sì, abbiamo realizzato questo video e lo stiamo proiettando nelle varie scuole. I capigruppo hanno chiesto all'inizio di questo consiglio di mettere a disposizione la visione del filmato, che è in DVD, è in distribuzione, insomma stiamo distribuendo presso le scuole appunto. Adesso vedremo questo video che dal mio punto di vista mi sembra molto interessante, dopodiché ci sarà la possibilità, come stabilito, di fare gli interventi. Devo dire innanzitutto che l'intervento dell'Esule, che avevamo contattato, insomma la comunità degli Esule ci aveva fornito uno o due nomi in realtà di persone che sarebbero intervenute stasera, purtroppo queste persone sono entrambe malate, hanno avuto diciamo dei disguidi dal punto di vista di salute, per cui non ci saranno testimonianze da questo punto di vista. Comunque sia, nel video quelle due persone per altre cose compaiono, per cui possono testimoniare in differita questo loro ricordo. È importante comunque sia, anche perché, lo ricordo, la nostra seduta è una seduta che viene trasmessa in diretta streaming, per cui questo video sarà anche a disposizione in audio, insomma, per quello che può rendere anche su l'emittente radiofonica che ci fa il servizio appunto della diretta consigliare, ma anche sul web streaming. Per cui ecco, dopo appunto la visione dell'intervento ci sarà appunto il saluto del sindaco e l'intervento del sindaco e l'intervento di quanti dei consiglieri vorranno dire qualcosa. Quindi allora prego di abbassare le luci e di dare il via alla visione. Anni hanno l'opportunità di conoscere, di comprendere la storia dell'esodo degli istriani, giuliani e dalmati dal confine orientale. Una storia che per molti anni è stata negata e solo con l'istituzione del giorno del ricordo è possibile recuperare la memoria di questi eventi. Soprattutto a ricollocare un tassello della nostra storia nazionale all'interno di un più complessivo quadro degli avvenimenti che caratterizzarono la Seconda Guerra Mondiale e il secondo dopoguerra. Il dramma delle foibe e l'esodo degli italiani di Istria e di Dalmazia sono entrambi fenomeni dolorosi. Significa abbandonare un inerte spazio fisico, significa dire addio a volte per sempre al teatro di un'intera esistenza, quindi i colori, i profumi, i paesaggi di una terra che poi per molti versi non sarebbe più stata rivista da chi l'abbandonava. Io credo che nel giorno
del ricordo di quest'anno debba andare alle famiglie degli esuli e delle vittime di queste persecuzioni tutta la nostra più sincera vicinanza e tutta la nostra più profonda partecipazione alla condivisione e alla memoria delle loro sofferenze. Confine orientale italiano è stato fino al momento della sua definizione, avvenuta conclusivamente con il Trattato di Osimo nel 1975, luogo di gravi problemi e negli anni a cavallo della conclusione della Seconda Guerra Mondiale, teatro di tragedie umane enormi. Al termine della Prima Guerra Mondiale, il confine orientale italiano venne ad includere, oltre che Trieste, anche l'Istria e la città dalmata di Zara. Abitavo a Zara in Dalmazia, che è una cittadina che all'epoca aveva circa 20.000 abitanti ed è tutta sul mare, in una casa costruita da mio nonno e da mio padre. Dava posto alle famiglie di quattro fratelli, con giardino e orto, ed era una delle più belle case dell'immediata periferia della città, sicuramente. Io abitavo a Pola, in un condominio, credo costruito negli anni 30, non c'era riscaldamento, però noi vivevamo felici, sereni. Praticamente erano due vani, una grande cucina e una grande camera da letto. A Fiume, sono un fiumano, mamma, papà e due sorelle, tre in tutto. Naturalmente nati asburgici, perché tutti i nostri genitori più o meno, data la nostra età, insomma, sono nati in quel periodo. Abitavo a Lucca, a Pola, con mio papà e mia mamma, e poi con mio marito, perché mi sono sposata al 8 gennaio 1947. La presenza italiana in Istria e in Dalmazia era numerosa e datava da secoli, risalendo perlomeno agli anni dell'egemonia veneziana sull'Adriatico. Rappresentavano, secondo il censimento austro-ungarico del 1910, oltre un terzo dei circa 400.000 abitanti dell'Istria. La mia famiglia risiedeva a Pola da sempre, da generazioni che si perdono il tempo. Erano autoctoni, come si suol dire. Secoli secolorum, amen. C'è la storia dal 600 in avanti, insomma, da sempre. C'è la tomba di famiglia del 1723 a Cherso. Possono popoli diversi convivere all'interno della stessa terra, dello stesso Stato? Oggi diremo senz'altro di sì, sulla base dei principi universali di cittadinanza, di convivenza pacifica, e anche all'interno della compagine imperiale questa convivenza era stata possibile. E una terra di confine, abituati a abitare, è multietnica. E secondo il caso, secondo la persona che si incontra, come tutto il mondo. Allora, i rapporti con gli slavi non erano buoni, erano ottimi. Erano ottimi perché loro si erano avvicinati alle città, avevano sposato le nostre donne, lavoravano, amavano l'Istria come si amava noi. Parlavano il dialetto istriano, come lo parlavamo noi. E quindi loro si erano integrati. Ho sempre avuto, diciamo così, un contatto umano ottimo. Ma i nazionalismi che nell'Ottocento, nel Novecento sono molto attivi, evidentemente rifiutano questo principio, affermando il principio
di stati omogenei e questo equilibrio si ruppe in Istria e nelle terre che erano diventate italiane a causa della politica fascista di snazionalizzazione degli slavi. Nelle scuole, con la riforma Gentile, fu proibito l'insegnamento delle lingue croata e slovena e fu imposto l'uso esclusivo della lingua italiana. Furono cambiati e italianizzati i cognomi di molte migliaia di croati e di sloveni, fu limitato l'accesso al pubblico impiego degli slavi, una politica che evidentemente creò una frizione, uno scontro tra i due gruppi etnici. Ovviamente la politica repressiva del fascismo fu subita non solo dagli slavi, ma anche dagli italiani, non meno che tutti i loro connazionali. Io mi ricordo che a scuola ci insegnava il fascismo come catechismo. Catechismo chi è Dio, e fascismo chi è Mussolini. E un giorno è venuta a scuola una commissione di federali fascisti e uno si è fermato in fianco al mio banco di scuola e disse alla maestra: signora Giuliani, mi presta un paio di forbici, per cosa fare? Un paio di forbici, io ho queste qui, le manicure, no? Allora mandi il bidello a prendere un paio di forbici. Le ha dato a questo federale queste forbici e viene lì, mi prende la cima delle mie codine, tacchete, e quell'altra, tacchete, le prende così da in cima come sarebbe un topolino schifoso e la butto nell'immondizia. Perché avevo il fiocco rosso? Ma questo perché solamente a me? Perché mio papà non pagava la tessera, chi lo sa? Mi ricordo che non ho parlato niente, muta zicca, né pianto né niente, pietrificata. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, poi, l'Italia avanzò alla conquista dei Balcani insieme con l'alleato tedesco, ottenendo un terzo della Slovenia che fu annessa come provincia di Lubiana e ottenendo la Dalmazia. Nel corso di queste campagne militari, gli italiani commisero dei crimini di guerra che poi sono rimasti largamente impuniti, ma che evidentemente segnarono ancora i rapporti tra i nostri popoli. Praticamente la guerra purtroppo è negli anni 40 già. Quello che una popolazione, come tutte le popolazioni di qualsiasi città, poteva sapere era quando si andava al cinema e dai cinegiornali riusciva a sapere qualche cosa però che non era mai una verità, perché la dittatura praticamente diceva la sua verità. Dopo l'8 settembre del 1943, in Istria, mentre i tedeschi occupavano da subito le più importanti città italiane, le forze antifasciste slovene e croate legate al movimento di liberazione jugoslavo, dal loro quartier generale di Pisino, nell'entroterra, proclamarono l'annessione dell'Istria alla Croazia. Una fiammata di violenza a base etnica, oltre che politica, colpì le comunità italiane. Furono certo raggiunte in primo luogo le figure del fascismo e poi in una spirale di violenza inarrestabile gli stessi italiani in quanto tali finirono per essere identificati come nemici. L'8 settembre fu una giornata un po' drammatica per mio papà che era in guerra e rimase ferito proprio l'8 settembre 43 da una granata tedesca, perché nessuno sapeva a chi sparare, era un po' una giornata così, no? E poi fece circa un anno e mezzo di recupero, appena tornò lui era ancora in divisa, insomma, fu preso dai titini e messo nel gulag fino al 50, quindi si fece tutti quegli anni. Mia nonna decise di aspettare per vedere se papà veniva a un certo punto liberato, c'era una speranza, non c'era una sicurezza veramente, perché quei tempi poi, vista anche la situazione...
oltre all'occupazione tedesca e alle violenze anti-italiane, bombardamenti aerei da parte degli alleati furono nel 1943 particolarmente violenti. Da novembre e per diversi mesi, infatti, colpirono con decine di azioni. La città di Zara fu praticamente distrutta. 55 bombardamenti che hanno praticamente raso al suolo una città che era come Lucca, priva di ogni obiettivo militare. Però ormai è storia, ci sono anche documenti, Tito ha tanto insistito con gli alleati perché bombardassero la città, perché questi fascisti sarebbero dovuti tutti andare via. E così è stato. Le fughe nel rifugio, dormire vestiti, io che ero il grandicello, che autonomo, diciamo, quando sentivo battermi di notte sapevo cosa fare, che voleva dire alzarsi e scappare, andare in rifugio, e poi c'era la paura di tornare fuori dal rifugio, la casa ci sarà o non ci sarà. E infatti dove abitavamo noi, la parte centrale del palazzo fu distrutta, l'interno dove abitavamo noi, insomma, quello rimase, bastava 10 metri. Il seguito avvenne allorché Tito, combattendo contro l'occupazione nazista che si era stabilita su tutta la zona d'operazione del litorale adriatico, puntò decisamente alla acquisizione alla futura Jugoslavia della Venezia Giulia e di Trieste, e riuscì ad arrivare fino a Trieste, precedendo l'arrivo dei reparti dell'ottava armata inglese, il primo maggio del 45. In questa seconda fase, una seconda e più grave ondata di violenza colpì certo ancora i quadri dell'amministrazione nazista, certi quadri del fascismo locale, ma anche gli italiani in quanto tali, e gli stessi partigiani del Comitato di Liberazione Nazionale Giuliano, che in polemica con gli orientamenti della parte comunista del Movimento di Liberazione, si erano opposti nettamente a questa soluzione titoista. Quindi ci fu una nuova ondata di violenze, molto più programmata della precedente e anche molto più dura. 10.000 circa furono in totale gli arrestati, concentrati in luoghi di raccolta dove si celebrarono sommari processi. Gli italiani furono sottoposti a uccisioni di massa, spesso accompagnate da sevizie. Precipitati in molti casi dentro le foibe, queste cavità naturali che divennero il simbolo di queste violenze. Maggio 1945, la fine della guerra, quando il mondo festeggiava la fine della guerra, la fine di quella maledetta guerra, come la definisco io. Pola e l'Istria, ma soprattutto Pola, viveva un momento particolarmente triste. Cioè il 2 maggio le truppe di Tito entrano a Trieste, cominciano subito di passare di strada in strada, di casa in casa, e cominciano a portare via gli italiani. La gente spariva nottetempo. Il mese successivo all'occupazione di Trieste, Tito accettò il suo ritiro da questa città, e allora si aprì quella fase che fu determinata dagli esiti della conferenza di Parigi del febbraio del 1947, con l'istituzione del territorio libero di Trieste, la divisione nelle due zone sottoposte rispettivamente all'amministrazione militare alleata e all'esercito jugoslavo, una soluzione destinata a rimanere fino al 1954. Quindi la soluzione titoista che avrebbe inserito all'interno della Jugoslavia, portato all'interno della Jugoslavia circa 500.000 italiani, non fu interamente realizzata, però rimasero al di là del confine nelle terre istriane e dalmate che, sulla base del trattato di pace, furono
l'Italia dovette cedere alla Jugoslavia, rimasero oltre la metà di questi 500.000 italiani. Se vai volentieri a emigrare, vai per lavoro, ma mio papà aveva la barca, aveva l'orto, aveva la manifattura di tabacchi di lavoro, e cosa ci mancava? Si abitava, si aveva un tetto, mia mamma aveva la casa a Cherso. Beh, insomma, non ci mancava niente. Abbi pazienza. Siamo venuti via perché siamo italiani. E anche perché ci facevano delle angherie, essendo italiani, cercavano, erano sicuri che prenderanno quelle terre lì e hanno cercato di eliminare più che possono l'italianità. La visione di quello che mio padre in particolare aveva notato della situazione che si era creata e probabilmente si sarebbe sviluppata molto in modo molto peggiore, e quindi disse, visto che c'era la possibilità di andare via, almeno là, poi un giorno riuscirò a raggiungervi, bene, se no sia fatta la volontà del Signore, come si dice. Questo fu, insomma, la pulizia etnica vera e propria, perché l'hanno detto anche loro, è stata una pulizia etnica, e questa pulizia etnica, cioè questo terrore, questa sofferenza inenarrabile proprio, che mente umana possa mai immaginare. O italiani, volete tornare in patria, chiede il permesso di lasciare Zara, o se non lo fate diventate automaticamente croati o jugoslavi, d'accordo, c'era la Jugoslavia, quella volta Jugoslavia. Il terrore, per cui si sentivano ammazzamenti in continuazione, la gente, quasi tutti, ha fatto la domanda di andare via. A Bergarola, una località dove tutti gli anni a Pola la popolazione era diciamo così, era attratta, perché c'erano le gare di nuoto, le gare di vela, le gare di canottaggio, e Pola tutti gli anni in quel periodo era lì, hai capito? Io mi ricordo che per punizione non ho potuto andare a Bergarola quel pomeriggio. Tutto d'un tratto mi ricordo uno scoppio notevole proprio, tutti alle finestre, non si sapeva cosa era successo, poi abbiamo saputo. Mine native, mine marine, marine di profondità, ma erano state disattivate, facevano parte del paesaggio, un brutto ricordo della guerra. In quel periodo c'erano gli angloamericani, però che cosa era successo? Che alla vigilia di queste gare, agenti dell'OSNA, mani assassini, l'avevano reinnescata. Durante il pomeriggio, sono esplose 9 tonnellate di tritolo. Ricordo quei funerali, ero presente. Ricordo quelle persone gonfie di dolore. Ricordo quella città morente che accompagnava quel triste corteo. Questo succedeva 5 mesi prima della partenza. La violenza della nazionalizzazione linguistica, questa volta da subire, le confische mirate per reati di collaborazionismo, i sequestri dei beni di coloro che si erano allontanati, le campagne di stampa intimidatorie, e più in generale le preoccupazioni per la possibilità di mantenere la propria identità, i rischi di persecuzione politica. Furono questi i fattori che spinsero gli italiani all'idea di abbandonare l'Istria. E fu un esodo lento che si protrasse per diversi anni, anche se in alcuni casi, come per esempio a Pola, la decisione scoppiò improvvisa. A Pola, per esempio, nell'estate del 1946, una decisione che coinvolse gran parte degli italiani che risiedevano in questa città e che poi dal gennaio, febbraio, marzo del 47, soprattutto attraverso i viaggi che il piroscafo Toscana fece tra Pola, Venezia, Ancona, trasbordarono verso la penisola. Si prese la decisione di venire unanime insieme, appunto perché non si poteva pensare di stare lì, era impossibile. Partimmo nei primi di luglio del 50, ci accompagnarono fino a Fiume e poi da Fiume a Trieste,
e ci ospitarono in un hangar, perché tu sai che erano 350.000 quei istriani, fiumani e dalmati che sono venuti via, per cui a ondate, evidente, a volte. Io però parto un mese prima, qualche tempo prima, perché mi era malato nel frattempo, anche tutte le ore passate nei rifugi, perché a me bombardavano tanto, bombardavano, e ho dovuto essere ricoverato in un preventorio, nel quale sono rimasto praticamente un anno ricoverato. Nel frattempo i miei genitori nel febbraio del 1947 partono con la nave toscana da Pola. Avevo 9 anni, avevo, e quindi una grande sofferenza mi mancavano i miei genitori, mancava il cibo, e spesso eravamo pieni di pidocchi. Ho passato il Natale senza i miei genitori, mi ricordo con la faccia contro la vetrata, piangevo. Ecco, la mia più grande gioia, una gioia intensa, che ricorderò sempre, quando vissi molti dei miei genitori che mi venivano a prendere, insomma. I miei genitori che mi venivano a prendere. Fu drammatico l'abbandono di una terra non più sentita come loro, ma dove lasciavano le proprie memorie. E l'abbandono, anche materiale, di gran parte dei loro beni. Fu però anche molto duro l'inserimento in una terra di compatrioti che, impegnati nelle fatiche del dopoguerra, nei problemi della ricostruzione, videro in loro non tanto quella risorsa che poi si sarebbero dimostrati, ma un problema ulteriore da risolvere. E qui ero in macelleria, che aspettava un bimbo, in via San Paolino, e ho chiesto mezzo chilo di lesso, una signora fa, tocca prima a me. Dico, mi scusi, non voglio passare davanti a nessuno. Dice, dove lei? Di Pola. Ah, cosa siete venuti a rompere i puntini puntino, posso dire parolaccia? Io ho cominciato a piangere, sono andata a casa, qua e là, mio marito dice, sta a sentire, siamo a casa nostra, se l'accetto a casa nostra, abbi pazienza, dice Nadia, andiamo a emigrare per il mondo, almeno saremo emigrati e basta. All'inizio, almeno quanto mi hanno raccontato i genitori, si sa, le solite parole, fascista, magari venite a prenderci il lavoro, eccetera, però questo periodo è durato poco. Ecco, venivano con le bandiere rosse davanti ai profughi a urlarci fascisti. La mia più grande gioia è stata quando mia madre, l'ho vista uscire dalla manifattura tabacchi a braccetto, va bene, con una compagna di lavoro lucchese. Erano diffidenti, ma poi ci hanno compreso. La nostra educazione multietnica ci è stata di grande aiuto. A Lucca il primo contingente arrivò la sera di domenica 9 febbraio del 47 e fu ospitato provvisoriamente nell'ospedale della Croce Rossa adiacente alla manifattura tabacchi. Da allora gli arrivi proseguirono ininterrottamente. Mi sono venuti incontro uno stuolo di bambini che io già molti conoscevo a Pola. E subito sono entrato nel meccanismo dei giochi, di quello che era la ricreatività, diciamo così, di un bimbo, insomma, di 9, 10 anni, eccetera. Vicino a manifattura tabacchi, sono stato in convento Santa Caterina, che c'era la chiesa Santa Caterina, che grazie a Dio oggi la mettono a posto, sono contenta. E l'edificio, quando ho saputo che c'era un ex convento, ero contenta, perché da ragazza io volevo far suora. Nel frattempo, febbraio del 47, era stata espressamente prevista la possibilità di optare per la cittadinanza italiana. Proprio l'entrata in vigore di queste clausole spinsero coloro che erano rimasti nelle terre istriane e dalmate a percorrere la stessa via verso l'Italia. Anche il 48 fu un anno di arrivi, anche a Lucca, dove ci si organizzò istituendo un più ampio campo profughi nella struttura del Real Collegio, che era già servito nel corso della guerra come ricovero degli sfollati.
e che ora divenne la cittadella degli esuli istriani. La prima destinazione nostra della mia famiglia fu la cosiddetta palestra in quel campo, poi si cambiò diverse volte perché il motivo in particolare, non so, forse perché tre bambini, non lo so, forse condizioni igieniche, non ho idea. Insomma, ci si spostò un 2 o 3 volte. Noi ragazzi saremmo stati 50, 60, perché il campo conteneva anche 1000 persone. Ci sono 3 chiostri, se lo sapete, è un chiostro enorme, non è un chiostro, ma insomma uno spazio enorme. E se non bastasse, perché lo adoperavano i più grandi, noi piccolini ci mandavano a giocare fuori dalle mura, vicinissime degli spalti, no? Cioè aspettavamo tutti nel marciapiede, che noi l'uscita dalla manifattura tabacchi dei nostri genitori, perché avevamo bisogno dei soldini. E mi ricordo che un gruppo notevole si andava nel cinema, specialmente il cinema nazionale, che era praticamente il cinema della manifattura tabacchi. Delle volte c'erano 2 film insieme, e quindi si entrava alle 4 e si usciva alle 8. Si faceva a scuola, questo mi ricordo, si faceva a scuola. All'inizio io, che avevo fatto già le 2 classi, poi quando arrivai mi rimisero a fare le lineette famose, no, si fanno in prima elementare, allora io mi trovavo un pochettino fuori fase, no? Di solito i bambini si in qualche modo riempono il loro tempo, però bisogna riempirlo con delle regole, perché la nostra educazione era, non si poteva sgarrare, no? Perché le mamme poi dovevano fare anche da papà, e quindi insomma ci voleva una certa ordine. Molte volte arrivava il battipanni, no? Quando si sgarrava in qualcosa, insomma si stava attenti nel non prenderci, diciamo, le libertà che oggi molti prendono, i bambini, perché sono cambiati i tempi. Ma io non mi lamento di questo, perché avevamo dentro di noi, insomma, noi per esempio anche di sera si andava fuori nella piazza del collegio a giocare, però a un certo punto forse quasi avevamo un orologio interno in mente, che a un certo punto dice parla piano, perché sembrava che si avvicinasse l'ora che si doveva tornare a casa, no? Perché se la mamma chiama una volta, Gianni, comandi, si corre a casa, insomma, tutto là. Noi avevamo la cappella dentro l'ex Reale Collegio, la chiesina, che era attigua alla chiesa di San Frediano, c'era un accesso immediato. Entrava in sagrestia e si faceva i chierichetti a Don Renzo Tambellini, che era il nostro cappellano. Con i ragazzi ci sapeva fare, gli dava le caramelline oppure gli dava i punti ogni volta che serviva la messa, e a fine settimana, per dire, faceva la somma, chi aveva totalizzato più punti gli faceva un regalino. Ad esempio con Mario Andretti, noi eravamo 2 autisti, 2 guidatori di carrettini giù dalle mura di Lucca, no? La discesa era tutta nostra fino giù sulla base del campanile. E lui era già, diciamo, un pilota a cui piaceva il rombo, no? Infatti faceva i carrettini con i cuscinetti a sfera. Io invece facevo i carrettini un po' più grandi, magari con le ruote, cercavo le ruote dei passeggini, rotami di guerra, che avevano ruote con la gomma magari, quindi, perché a me il rumore proprio non è che andasse. E poi facevo di dietro un posto per accogliere passeggeri, ci mettevo 1 o 2 ragazzine dietro, così, amiche. Anche noi avevamo all'epoca le amichette, no? Allora io avevo più peso, avendo più peso naturalmente andavo più forte, le gomme più grandi, ma comunque lui era già tutto preso dal rombo, dal rumore, un casotto, diciamo, questi cuscinetti, naturalmente, perché la superficie, ma ci si divertiva, ecco, era una gran cosa questa. E quindi poi lui continuò, naturalmente, procedette su quella strada. Chi invece era rimesso in condizioni, non dico drammatiche, ma certamente penose, erano i genitori, che mia madre, per dire, mi diceva qua dopo, dice, quante volte pregavo il Signore che non veniste a chiedere merenda, che non sapeva. Invece noi ci ricordavamo che certi filetti, sai, con la mortadella, no, quella volta. Quando tornava a casa si correva a un certo punto alla mamma il pomeriggio, mamma voglio, una fetta di pane, un po' di marmellata. Ah, la mamma, naturalmente le mamme si trovavano in difficoltà, perché non è che c'era la marmellata, il pane,
Allora mia mamma in particolare, mi ricordo quando si andava lì, ah ma non lo sai, Voglio è morto in guerra. È morto in guerra. Allora tra noi ragazzi anche lui, ma penso che loro era più che fisico, erano sacrifici mentali che facevano, perché costava gestire la situazione, avendo, non so, bambini che chiedono, non si può dare, allora viene la scusa che magari fa piangere il cuore, è morto in guerra, insomma cose così, no? Battute che però non fanno ridere, o almeno magari noi ci lasciamo così, però genitori. Il numero complessivo fu di 1239, molti di loro poi furono di passaggio, molti di loro trovarono la loro sistemazione definitiva in altre città. Nelle strutture lucchesi di accoglienza, il Real Collegio ed altri edifici per lo più vicini alla manifattura tabacchi organizzarono per anni la loro vita, cercando di recuperare una normalità in una situazione che ovviamente per molti anni fu tutto fuori che normale. E di questo sono la testimonianza e i racconti di quanti, ancora oggi, ricordano quegli eventi. Tutti in questo mondo hanno delle vicende, anche senza essere esuli. Bisogna comprendersi. Ecco, diciamo, questo esodo ha fatto anche capire tante cose di più che se si rimaneva lì. Io penso che noi esuli, istriani, fiumani, dalmati, abbiamo un gran bisogno di parlare, di raccontare dopo 60 anni di oblio. E soprattutto parlare, raccontare ai giovani. Ai giovani, perché apprezzino la libertà, rispettino la dignità umana e perché crescano con la convinzione che queste cose non devono più succedere. Questo era il video che abbiamo realizzato l'anno scorso. A questo punto, come detto in apertura, chi vuole intervenire può farlo. Il primo a intervenire sarà il sindaco, prego. Credo che gli avvenimenti che ricordiamo in questa giornata siano emblematici della storia del Novecento e di ciò che poi è seguito alla storia del Novecento. Sono avvenimenti che riguardano il confine orientale dell'Italia e lo riguardano dal tempo della Prima Guerra Mondiale fino alla Seconda Guerra Mondiale. È emblematico che durante il filmato sia stato detto che mentre il 25 aprile per il resto dell'Italia fu il giorno della liberazione, per quei luoghi il 25 aprile fu un giorno diverso, fu il giorno che aprì la pulizia etnica e tutto quello che seguì. Ma perché questi avvenimenti debbono essere inquadrati nell'arco di un trentennio?
perché il tutto comincia con la Prima Guerra Mondiale, quando si rompe un equilibrio secolare che è iniziato col Congresso di Vienna, che è stato messo a punto col Congresso di Vienna e che ha portato a un tempo di relativa stabilità in Europa, soprattutto all'interno dell'impero austro-ungarico, dove convivevano popoli diversi. Ebbene, la fine di quel periodo storico ha portato a situazioni che sappiamo nuove nell'area balcanica, la creazione di un nuovo complesso politico e lo spostamento verso est e verso nord dei confini italiani. Una zona che era di cultura italiana da secoli ormai, perché sappiamo quali erano stati gli interventi e l'espansione della Repubblica di Venezia lungo le coste della Dalmazia, ma chi vuole potrebbe tornare ancora all'indietro, molto all'indietro, fino almeno a Diocleziano, che, come credo tutti sappiano, era un dalmata. Tant'è che la sua casa principale, la sua villa principale è a Spalato. Ebbene, con l'avvento del fascismo, nelle zone dove la convivenza è tra italiani e slavi, si hanno le prime difficoltà per ciò che è stato ancora ricordato durante il filmato, ovvero per la politica fascista, che era una politica di italianizzazione spesso forzata. In seguito la guerra, e devo dire che il mito dell'esercito italiano inteso come esercito di pace non funziona per la guerra del 40-45. Noi fummo occupanti nella penisola balcanica e molto spesso il nostro esercito, come tutti gli eserciti, come in tutte le guerre, si è macchiato di crimini importanti. Poi dopo quello che è seguito con gli episodi che tutti conosciamo. Episodi che tutti conosciamo oggi, perché finalmente questi avvenimenti sono venuti all'evidenza generale e il tema delle foibe è poi passato all'interno della nostra storia e della nostra riflessione civile e nazionale. Tardi, perché solo intorno agli anni 2000 si comincia a riprendere questo argomento in modo forte e ci è voluta comunque una legge per stabilire il giorno del ricordo. Quando poi un provvedimento lo si stabilisce attraverso una legge, significa che vi era stato evidentemente qualche problema in precedenza. E in precedenza noi tutti sappiamo che i problemi derivavano dalla collocazione politica internazionale del nostro Paese e dal desiderio politico che all'interno dell'Europa vi fossero nei rapporti internazionali criteri di pacificazione. Non per niente la strage di Sant'Anna di Stazzema è ritornata all'evidenza pubblica in seguito al rinvenimento del cosiddetto armadio della vergogna, che era stato all'interno di uno scantinato del Ministero voltato con l'apertura verso il muro affinché nessuno potesse evidentemente aprirlo. Si lasciava la parte documentaria, ma si lasciava anche che quella parte documentaria fosse lungamente dimenticata. I rapporti nostri con la Germania ormai occidentalizzata, almeno per tre quarti, perché un quarto era diventato Germania dell'Est sotto l'Unione Sovietica, ebbene i nostri rapporti con la Germania di Bonn, allora di Berlino è ritornata a esserlo ora dopo l'unificazione, imponevano di mettere, non dico una pietra sopra, ma almeno di attenuare molto il nostro rapporto con i tedeschi occupanti e quindi di riprendere relazioni diplomatiche significative che dovevano poi portare nel 1953 al primo nucleo dell'Europa unita, quindi il futuro era spianato in tal senso,
il Trattato di Roma era alle porte e nessuno intese evidentemente poggiare la mano su avvenimenti che calcare la mano su avvenimenti che poi sono stati successivamente rivisti in tutta la loro portata. Altrettanto per la questione delle foibe. La questione delle foibe ha anche ulteriori motivi di preoccupazione, perché l'Italia si colloca nel secondo dopoguerra tra i grandi paesi europei che hanno un grande partito comunista. Noi e i francesi, noi e la Francia, l'Italia e la Francia sono i due paesi che hanno il più grande partito comunista al di fuori dell'Unione Sovietica. E tra l'altro nella Jugoslavia, nella ex Jugoslavia, si afferma un principio comunista nuovo, quello di Tito, che fa del paese non allineato. Sapete che cosa vuol dire? Vuol dire non allineato né con la politica occidentale né con la politica sovietica, quindi attorno alla Jugoslavia di Tito si crea il movimento dei paesi non allineati, e evidentemente tutto questo era giudicato motivo di equilibrio nell'ambito della politica internazionale, tanto che anche in questo caso si decise di non calcare eccessivamente la mano nell'andare poi a mettere in evidenza ciò che era successo immediatamente dopo la fine della guerra del 45, con il tema appunto delle foibe, gli avvenimenti delle foibe, e poi con la necessità per molti italiani abitanti in quelle zone di dover trovare un altro luogo dove vivere, quindi doversi trasferire in massa secondo il criterio poi usato successivamente in molti casi della pulizia etnica. Quindi la nostra storia di quel periodo è stata per molti versi una storia non conosciuta, soltanto di recente quelli che erano sussurri, quelli che erano grida, quelle che erano testimonianze separate, diventano un momento che si ricompone in un mosaico che viene riportato attraverso il lavoro poi degli storici, un lavoro che però è anch'esso un lavoro tardo, alla conoscenza di tutti, e quindi ormai è entrato questo lavoro a far parte della nostra storia. Su Lucca quegli avvenimenti sono stati sicuramente il segno di una grande sofferenza, ma sono, come spesso, anzi come sempre accade in questi casi, sono stati anche il segno di motivi fertili di redenzione. È stato citato in quel caso l'esempio di Lorenzo Tambellini, che si era distinto già durante la guerra nella protezione degli ebrei perseguitati. Lorenzo Tambellini faceva parte degli oblati del Volto Santo. Gli oblati stavano in via dell'Orto Botanico, nell'ex Palazzo Arnolfini. Ebbene, quello era il seminario, e lì alla Pia Casa vi erano questi luoghi di solidarietà. Lorenzo Tambellini fu tra l'altro premiato con la medaglia d'oro al valor civile al Presidente della Repubblica, così come medaglia d'oro è stato fratello Arturo Paoli, che durante quei tempi, insieme tra l'altro ad altri attori di una rete piuttosto complessa che aveva come coordinatore un ebreo, Nissin, di grande rilevanza, uno di questi dei nodi di quella rete che si era creata era Gino Bartali, come tutti ricordano, ora che è stato anche quel personaggio rivisitato secondo criteri storici attuali, perché Bartali ha sempre rifiutato di parlare direttamente di ciò che era avvenuto. Ebbene, quella rete è stata una rete di grande solidarietà che ha prodotto notevoli frutti. Lorenzo Tambellini si è molto prodigato anche per i profughi che sono stati accolti a Lucca, una città che probabilmente all'epoca non fu facile per i profughi, anche perché non bisogna dimenticare che venivamo da una guerra intensa, una guerra disastrosa per il paese,
e oltretutto, beh, insomma, la storia poi di questa città è una storia che durante il fascismo ha conosciuto le sue vicende, che in certi casi potremmo anche e dovremmo approfondire, no? Il fatto che su Lucca fino al 32 ci sia stato un personaggio come Carlo Scorza, beh, forse può dare anche la portata che la città ha avuto e aveva all'interno di un determinato contesto. Ebbene, oggi, come nelle altre occasioni, io credo che si renda giustizia a ciò che storicamente è avvenuto. E se rendiamo giustizia tardiva, non per questo, se abbiamo reso giustizia tardiva, non per questo il nostro impegno deve essere minore. Dobbiamo avere il coraggio di guardare al nostro passato e dovremmo tuttavia avere il coraggio di guardare al nostro passato con il senso della pacificazione e con il senso dell'unità dell'Italia di oggi, secondo criteri nuovi stabiliti da quelle linee che sono poi a fondamento della nostra vita, della nostra Costituzione e della nostra vita di oggi, con i difetti che possiamo avere come Paese, li abbiamo e sono grandi, abbiamo tuttavia sulle sofferenze che si sono accumulate costruito un percorso che è un percorso segnato sicuramente dalle incertezze, ma un percorso che è ostinatamente di pace, è ostinatamente di democrazia, anche se la nostra è detta democrazia giovane, è ostinatamente di concordia e di solidarietà, almeno secondo quei principi che sono stati a suo tempo stabiliti. Continuiamo pure a fare i conti con la nostra storia. Il lavoro degli storici non si ferma, è un lavoro che va dove deve andare, va a scavare negli archivi, trova, porta, esibisce cifre, esibisce dati, e è giusto che sia così, è giusto che si faccia così. Questo però non ci deve impedire di ritrovarci oggi tutti insieme anche in base alle differenze del passato e in base alle eredità che si sono avute dal passato, non deve impedirci di sentirci tutti insieme nella concordia utile per far sì che il nostro Paese torni a essere quel lume di civiltà che è stato per moltissimi secoli. L'altro giorno, quando siamo stati allo stadio, ho detto anche oggi, ma lo ripeto volentieri perché a me fa particolarmente piacere, ha fatto particolarmente piacere e impressione quella questione. Abbiamo letto una lettera scritta da un grande allenatore che ha allenato la Lucchese portandola in Serie A. Era un ebreo e quando ci furono le leggi razziali andò via dall'Italia, scriveva alla figlia di avere molto, molto rispetto e molta considerazione per la cultura italica, per la cultura latina, per la cultura umanistica che era stata appunto un riferimento di civiltà per il mondo intero. E io credo molto in queste cose, credo molto nella straordinaria ricchezza culturale che l'Italia ha dato a se stessa, ma che ha dato al mondo. E penso che sulla base di quella incredibile ricchezza deve ripensare il suo futuro. L'altro giorno sono stato a Assisi per caso, forse anche questa è una cosa che ho detto già e la ripeto tuttavia perché, come capirete, sto invecchiando e sono probabilmente le ripetizioni, i primi segni incipienti di un decadimento che sarà inesorabile, quindi sono stato a Assisi e nelle vene del transetto della chiesa di Assisi sono rappresentati i quattro evangelisti ad opera di Cimabue. Ebbene, sull'evangelista Marco è raffigurato accanto a molti monumenti italici e sotto vi è appunto latini e sotto vi è appunto la denominazione a Italia, cioè prima del 300, nelle divisioni di questo paese, si va pur già il senso dell'unità
culturale, dell'appartenenza culturale a una matrice comune che era appunto la matrice antica, la matrice latina. Ebbene, era un periodo in cui ci si combatteva, era un periodo in cui ci si divideva, però c'era già questo fondamento comune. Io credo e spero che al di là delle divisioni, al di là delle contrapposizioni, della dialettica che ancora rimanga, quel fondamento comune sia il riferimento per tutti noi verso un futuro che speriamo davvero migliore. Grazie. La parola al consigliere Luca Leone. Sì, grazie. Io ringrazio il Presidente, il Capigruppo e anche il Sindaco per il suo contributo. Credo anche il momento di stasera, accanto a quello di oggi e ai tanti, al quale purtroppo io per impegni di lavoro non ho potuto partecipare, e accanto ai momenti che negli ultimi anni, e non solo negli ultimi anni, si sono vissuti in questo percorso di riscoperta, di rivisitazione di queste pagine buie e tristi della storia contemporanea, tra le pagine più brutte e forse tra le pagine, e sicuramente tra le pagine più sottaciute, colpevolmente sottaciute. Direi anche quella di stasera, ecco, un momento importante che abbiamo vissuto e condiviso insieme. Tra l'altro io non avevo fino ad oggi avuto occasione di poter visionare il filmato, che è dello scorso anno e che devo dire in alcuni momenti è anche particolarmente toccante, al di là del fatto che poi conosco anche molto bene due in particolare, Soldati e Spinelli, che hanno portato i loro contributi e le loro, accanto all'altra signora e l'altro esule, in quel caso fiumano, che hanno portato anche la loro testimonianza toccante. Già in altre occasioni avevamo ascoltato i loro contributi direttamente. E devo dire, abbiamo, credo tutti quanti, avuto l'occasione di visionare questo filmato, devo dire, con un'attenzione e un silenzio che raramente, ecco, si percepisce in questo consenso. E questa è, ecco, a testimonianza anche della importanza della loro storia, della loro testimonianza e anche delle loro parole. E da quando nel 94 è stata istituita la giornata del 2004, sì, oddio, è vero, oh, chissà come mai, in realtà 10 anni, non purtroppo 20, però in realtà era da molti anni ovviamente che si parlava di quello, e almeno da una parte politica c'era un tentativo, più che un tentativo, ecco, di tenere alta l'attenzione e la conoscenza rispetto a questi momenti, come dicevo, troppo colpevolmente dimenticati da coloro che hanno contribuito a stendere i libri e a scrivere i libri sui quali le nostre generazioni, anche la mia, si è formata dal punto di vista storico e storiografico. Ma devo dire, negli ultimi anni, per fortuna, c'è stata un'attenzione crescente, forse mai abbastanza, però ricordo anche quello che in passato, recentemente, proprio in quella fase, proprio poco dopo l'istituzione della giornata del ricordo, si è fatta anche qua. In particolare merita anche ricordarlo quell'intitolazione di una via, che fu un momento simbolico alla quale io ho avuto anche l'occasione di presenziare, allora assessore, a quel momento di inaugurazione, lo ricordo al Consiglio, con l'allora prefetto di Lucca, il prefetto Tronca, che ricorderete, quell'inaugurazione, quella via dedicata appunto ai martiri delle foibe e che è nella zona del Carrefour di San Vito, che era all'epoca una via veramente nuova, veramente realizzata proprio anche per suggellare quella volontà di, con la novità anche di voler riscoprire quei momenti della storia anche patria e che ha contraddistinto e caratterizzato tanta sofferenza del popolo italiano. Quindi con quel gesto anche simbolico si volle allora testimoniare anche qui da noi quanto fosse necessario continuare e ricominciare quel percorso che, come sottolineato da Soldati anche nella parte finale,
del suo contributo in questo filmato, proprio per volere anche degli esuli, dei profughi di allora, i loro discendenti, coloro che l'hanno vissuto direttamente, che hanno patito sulla loro pelle l'estromissione dalle loro terre e purtroppo anche tanti lutti, perché c'è chi ha dovuto abbandonare le terre dove è nato e dove è cresciuto, le terre delle loro famiglie, e c'è chi purtroppo, come abbiamo visto e abbiamo avuto modo di conoscere, ha purtroppo perduto la vita in quello che purtroppo capita in tanti momenti bui della guerra e dell'immediato dopoguerra, dove allora quando si consumano tante vendette. E credo che oggi, proprio per come abbiamo ricominciato e per come è necessario continuare su questa linea, credo da parte nostra sia doveroso continuare in questo impegno di ricordo, in questo impegno di testimonianza, con iniziative come questa e come tante altre che sono state fatte negli ultimi anni, e in particolare soprattutto fare modo e maniera che questa parte e queste esperienze e queste testimonianze siano conosciute soprattutto dai più giovani. Quindi benissimo il lavoro che state facendo nelle scuole, apprezzatissimo, perché proprio da qua si riprende questo filo interrotto e si continua e si preserva una memoria rispetto a questi accadimenti, perché da questi accadimenti e con queste testimonianze sia possibile promuovere i valori di convivenza, di libertà e di pacificazione e di rispetto reciproco che ovviamente appartengono e stanno a cuore a tutti noi. Grazie. Grazie a lei, consigliere Macera. Sì. Signor Sindaco, signor Presidente del Consiglio, con l'istituzione del giorno del ricordo nel 2004, 57 anni dopo i tragici avvenimenti accaduti a seguito della firma del Trattato di Pace di Parigi, abbiamo cercato in qualche modo di recuperare la nostra coscienza e di ritrovare il rispetto di noi stessi. Eppure molti italiani non sanno ancora che il 10 febbraio di ogni anno è il giorno del ricordo e non conoscono gli avvenimenti legati a quelle tragiche vicende così a lungo ignorate e spesso volutamente dimenticate. Questo Consiglio Comunale, sentendo gli esuli tuttora viventi, vicini alla nostra tristezza e necessari al nostro orgoglio, vuole provare con la seduta di questa sera a tentare almeno in parte di riparare a un oblio durato troppo tempo nei confronti di coloro che, pur perdendo beni ed affetti, seppero scrivere un documento che non si cancella col passare degli anni e scelsero l'Italia con passione alta e devozione profonda. Vedete, signori consiglieri, gli inevitabili contrasti politici possono spesso dividerci, ma il ricordo degli eccidi subiti dagli istriani, dai fiumani, dai dalmati, il ricordo degli esuli cacciati dalle loro case impegna nella riconoscenza tutti noi egualmente, e guai a chi pretendesse di far ancora entrare in quelle vicende la politica, come a volte purtroppo è stato fatto, mettendo in dubbio la santità del sangue versato. Vi sono in quel martirio atti di dedizione e di generosità che valgono più dell'impeto e dell'audacia, e se per noi la pietà è ancora oggi fondamento di ogni virtù, siamo certi che mai l'Italia abbia avuto tali e tante espressioni d'amore concluse spesso con l'offerta della vita stessa. Quando qualche esule viene da noi, con la voce che trema e la commozione negli occhi a raccontare vicende vissute, sentiamo profondamente nelle loro parole la speranza di essere ricordati un domani da un'Italia diversa da quella in cui attualmente viviamo, d'essere ricordati se non rimpianti per i sacrifici compiuti, e vorrebbero che tutti noi ricordassimo coloro che si immolarono nel rispetto dei valori eterni e dei sentimenti più sacri. Ecco, io credo che se da ora in poi noi sapremmo riproporre alle nuove generazioni con le nostre azioni vere virtù e servizi da rendere, ne avremo il rispetto e ritroveremo la coscienza di noi stessi. Se ci riusciremo, almeno ci proveremo,
Forse il giorno del ricordo toccherà il punto più alto e avrà il suo compimento. E forse avremo ripagato quel sangue che nessuna invidia potrà mai negare e nessuna superbia potrà mai avvilire. Vi ringrazio. Grazie, consigliere Macea. Ci sono altri interventi? Sì, consigliere Battistini. Sì. Intanto ringrazio il Presidente perché ha permesso anche a questo Consiglio di celebrare questa giornata, come avevo chiesto anche in occasione della giornata della memoria, perché mi sembra importante che i consiglieri possano essere parte attiva e presente in questi momenti che fanno bene a noi, fanno bene alla memoria. Mi ha colpito nel filmato un paio di passaggi di quel signore Aligi, non mi ricordo il cognome, che quando diceva che appena arrivati gli dicevano sei venuto a rubarci il lavoro, no? E questo ci ricorda momenti molto più recenti, quindi forse serve anche questo a fare memoria, che tutti siamo stati forse esuli e emigranti. E poi mi ha colpito ovviamente in fondo quando parlava della dignità e di passare ai giovani la memoria, perché questo non succeda più. Mi sono andato a vedere un po' di persone che hanno trattato di questo argomento, e ho letto del Presidente Ciampi, che sotto il suo mandato è stata approvata questa legge. E vi leggo una parte del suo discorso quando la prima volta è stato ricordato questo giorno. E dice che questo nostro incontro non ha un valore puramente simbolico, testimonia la presa di coscienza dell'intera comunità nazionale. L'Italia non può e non vuole dimenticare, non perché ci anima il risentimento, e questo è importante, ma perché vogliamo che le tragedie del passato non si ripetano in futuro. La responsabilità che avvertiamo nei confronti delle giovani generazioni ci impone di tramandare loro la consapevolezza di avvenimenti che costituiscono parte integrante della storia della nostra patria. Poi parla della memoria, quindi è questo che tutte le volte dobbiamo ricordare. Poche parole, perché non servono le parole, serve appunto a far sì che il 10 febbraio come il 27 di gennaio siano giorni che entrino nella consuetudine del ricordo degli italiani, perché fare i ricordi di questi momenti di odio, di pulizia etica, di strage, forse ci aiuterà a far sì che non succedano più. Io confido tanto nell'Europa, non l'Europa di ora, ora è l'Europa della finanza, un'Europa di popoli che sicuramente ci aiuterà a evitare di nuovo queste cose, un'Europa che sia un'entità diversa. È una speranza, dobbiamo lavorarci tutti, intanto partiamo da condividere tutti questi giorni di memoria importanti per la nostra storia e per il nostro futuro. Grazie. Grazie, consigliera Picchi. Grazie, Presidente. Anch'io ringrazio per questa iniziativa il Presidente del Consiglio e il Capigruppo, perché è importante ricordare perché non accada più, no? Lo diceva nel video. E ringrazio anche la città di Lucca che ha saputo accogliere i profughi, 1200, già nel 1947. E voglio ricordare il dolore di queste popolazioni, anche perché io ho avuto un'amica figlia di profughi e non capivo allora, e poco ancora oggi, no? Riesco a spiegarmi, di quella sensazione proprio che viveva la famiglia, di abbandono, di estraniazione, quasi di rifiuto. Che colpe avevano avuto loro? Lo dice bene la signora Nadia Casalino nel video. Estirpare l'italianità, ecco, questo era l'obiettivo
di questa folle odio contro gli strani, i fiumani e le popolazioni dalmate. Quindi arrivare a provocare questa sofferenza è una sofferenza che solo l'odio folle e dell'uomo che vuole dominare l'altro uomo, quindi è una scelleratezza senza differenza di colorazione politica, e questo è da condannare in ogni momento. E bene ricordarci, perché non accada, ricordarla alle giovani generazioni, ma ricordarcela anche noi quando prendiamo delle decisioni che riguardano i nostri cittadini e le nostre cittadine. Grazie. Grazie, consigliere Monticelli. Io, sì, per diversi anni io, Presidente, ho avuto l'opportunità, in occasione del Giorno della Memoria, di parlare in diversi consessi, di cercare di illustrare quei momenti drammatici, e per me è sempre comunque positivo fare memoria attraverso documenti appositi che scendono, che fanno appunto analisi, che cercano di far capire e di mandare agli altri, mandare a ogni tipo di cittadino quello che è stato un percorso tragico del popolo dalmata, di quei popoli e non solo, ma di tutta la storia tragica degli infoibati e poi successivamente degli esuli. Io personalmente ne ho conosciuti diversi di esuli, perché insieme a loro ho fatto anche le scuole superiori, ero con loro, erano compagni miei, quindi insieme siamo cresciuti nella cultura, abbiamo cercato di condividere momenti di divertimento, momenti di studio, però francamente in quegli anni mi ricordo che chicché sia avesse preso posizione politica forte contro gli uni o contro gli altri, diciamo, no? come realtà politica. E francamente da non molto appunto si ricordano questi periodi, questo periodo drammatico, però devo dire ben venga, è utile fare memoria di questo periodo della storia, di tutti i momenti drammatici della storia che vedono coinvolti ignari popoli, però ecco, una cosa che dovessi esprimere un giudizio, anzi lo esprimo, oggettivo sul documento che abbiamo visto, che abbiamo visto, io non condivido un paio di passaggi, assolutamente no, di quella signora che ha parlato di queste treccine legate col fiocchetto rosso. Per me è un po' fuori luogo, no? Veramente io, e poi non solo quella parte lì, ma anche l'altra, quando si reca dal macellaio ad acquistare carne e gli dicono che a questa signora, figlia di, lei dice, dichiara la propria provenienza e l'appellano con figlia di. Ecco, ma il momento era quello che era, ma non solo. Il nostro atteggiamento di lucchesi verso gli istriani è stato un atteggiamento positivo, quindi questo non fa un... Questo dovrebbe essere rivisto in questo documentario. Veramente andrebbe un momentino ridimensionati questi due passaggi, perché non li vedo proprio opportuni. Che tipo di messaggio dobbiamo dare ai ragazzi che magari domani lo vedranno nelle scuole? Perché in quegli anni, in quel momento, io forse sono il più datato come consigliere comunale, quello che ha vissuto quella signora l'ho vissuto anch'io in quanto povero. Quindi anche i poveri erano invisi, perché la nostra società era ben divisa, strutturata per fasce. Quindi ecco, veramente non so che valore aggiunto possono dare queste due riflessioni di questa signora a questo documento, di per sé certamente interessante, perché dona a dire che tutto ciò che è utile, che serve a fare storia, a memorizzare, a fare analisi, da tramandare, da leggere anche nella quotidianità, per me è certamente positivo. Però io oggettivamente non vedo adeguate queste due parti di tutto questo reportage che è stato fatto di queste interviste. Grazie. Grazie consigliere Amanti.
Sì, volevo ringraziare e riconoscere il valore di questa serata e anche del taglio che ha avuto il documento. Cioè, per la prima volta in una giornata di memoria si vede un documento con un taglio così storico e anche oggettivo, che contestualizza quel come mai è avvenuta una certa disgrazia e quali sono stati i passaggi storici di prima e di dopo. Anche le testimonianze vengono, secondo me, assemblate nel video in un modo da risultare oggettivo. Troppo spesso nelle commemorazioni istituzionali si guarda solo al sentimento, si fanno anche ricostruzioni toccanti che però, quando viste con un occhio un po' materialista, possono risultare false, ovvero anche e parziali. Invece la ricostruzione di stasera, secondo me, aveva proprio un valore in sé di essere un documento storico che non sempre si ritrova nelle commemorazioni istituzionali, quindi l'ho veramente apprezzata. Grazie, non ci sono altri interventi, consiglieri? No, bene, allora ricordo, comunque l'ho detto in apertura, l'appuntamento per chi fosse disponibile giovedì pomeriggio in questa sala alle 5 verrà presentato il secondo libro, appunto, uno abbiamo presentato oggi pomeriggio, sempre di raccolta di memorie e testimonianze degli esuli istriani e dalmati. Passiamo alle raccomandazioni. Ci sono raccomandazioni? Consigliera Giorgi. Sì, grazie Presidente. Allora, la raccomandazione di stasera parte da lontano ed è un problema che potrebbe essere apparentemente piccolo, in realtà, Presidente, potrebbe essere la punta dell'iceberg e la punta di un malfunzionamento dell'amministrazione comunale. Questo tema di stasera è stato, diciamo, già trattato in una interrogazione del 4 giugno del 2014, che ad oggi, me lo consenta Presidente, non ha ancora trovato risposta. Questa interrogazione era relativa ad un fatto avvenuto addirittura nel 2011, quindi si va a passare due amministrazioni. Nel 2011 c'è stato un incidente stradale sul ponte della Piscilla, un incidente che una macchina a forte velocità ha affrontato il ponte, il guidatore era un americano, anche se aveva il nome italiano, e su questo ponte praticamente fece un testa coda e distrusse il ponte. Quella sera sono intervenuti su questo incidente, sono intervenuti il 118, è intervenuta la pattuglia della municipale ed è intervenuta anche il carattrezzi. La macchina era distrutta ed il ponte parzialmente distrutto. La persona è stata portata al pronto soccorso perché in stato di ebbrezza, non si sa se da alcol o da stupefacenti. Questa persona al pronto soccorso poi è riuscita ad andarsene, quindi è praticamente scappata. Chiaramente la polizia municipale ha fatto un verbale, o deve aver fatto un verbale. Questo verbale deve o doveva essere stato trasmesso all'ufficio legale. Allora, dopo circa un anno che il ponte non era stato ancora sistemato, un testimone oculare del fatto ha telefonato all'ufficio legale del comune e l'ufficio legale del comune ha detto che non aveva la pratica. Allora se ne occupò in quel momento l'assessore Pierami, poi appena nominata se ne occupò Presidente l'assessore Pierotti. Successivamente io personalmente ho parlato con l'assessore Raspini e so che recentemente se ne è occupata anche l'assessore Mammini, corregga se sbaglio, però non ne sono certa, anche se ha trovato delle grosse difficoltà nel merito. Allora, il problema sta qui, che oggi il ponte non è aggiustato e costituisce un pericolo perché ci sono dei ferri grossi, non so come si chiamano quelli di uso dei muratori, che praticamente sporgono e che costituiscono un grosso pericolo. E poi c'è tutta la problematica relativa a non poter seguire il percorso e quindi a non aver fatto richiesta a livello dell'assicurazione. Quindi qui ci sono delle responsabilità importanti
a livello di coloro che potrebbero o sembrerebbe non aver fatto il loro dovere. Ma è che la raccomandazione però. Abbiamo, per capire poi che c'è da fare, cosa chiede. È questa, è molto semplice, sa Presidente, e questo era importante perché non è una cosa sì, no, poco, perché per capire vicenda, potrebbe sì, però, rappresentare cosa la chiede? Punta dell'iceberg di un malfunzionamento, cioè praticamente chiediamo che il ponticello sia con prontezza riattivato, ma chiediamo anche che sia fatta chiarezza nel merito. Perché c'è una persona che sicuramente era in stato di ebbrezza e quindi suscettibile di una denuncia che non c'è più, che non, è scappata dal pronto soccorso. Ci abbiamo un ufficio legale che sembra non trovare il verbale, va bene? E abbiamo delle persone che per tutti questi anni... Presidente, che capito, per tutti io, questi anni, l'ho detto, io che per tutti questi anni non hanno ancora aggiustato una strada con il pericolo per i cittadini. Quindi chiaramente quello che ci aspettiamo adesso è che non venga riparato il ponte con i soldi dei lucchesi, ma che il ponte, facendo chiarezza su tutta questa situazione, venga ripagato con i soldi di coloro che eventualmente hanno delle responsabilità nel merito. Perché non può la cittadinanza continuamente fare ed essere come Pantalone. Beh. E chiaramente in questo senso noi vigileremo. Chiarissimo, chiarissimo. Allora, consigliera Curione. Grazie Presidente, la raccomandazione che farò stasera riguarda la zona di Sant'Anna tra Viale Naudi e via Matteotti. Alcuni cittadini segnalano che a causa delle frequenti piogge la zona adiacente tra Venaudi e via Matteotti spesso è allagata. È allagata a causa di alcuni rifiuti che andrebbero a intasare il tubo di sfogo delle acque. Gli allagamenti vanno anche a riguardare la zona della scuola e anche del campo sportivo. Segnalano inoltre che nel parco di Sant'Anna spesso ci sono delle cadute di alberi causate dall'allagamento, che andrebbero quindi a indebolire le radici degli alberi stessi. Quindi raccomando all'amministrazione di tenere presente la situazione, di poter intervenire con dei sopralluoghi e insomma, vedere il da farsi. Sempre per quanto riguarda via Einaudi, gli stessi cittadini segnalano che la strada è sempre percorsa a velocità elevate da parte dei motocicli e delle automobili, quindi chiedo all'amministrazione di poter intervenire compatibilmente con il codice della strada per controllare la strada stessa. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere Amanti. Sì. Io volevo segnalare la pericolosità della zona del futuro sottopasso di via Ingrillini, ex passaggio a livello, per coloro che o con bicicletta o a piedi si vogliono recare da Sorbano alla zona dell'Arancio. E forse è possibile, e questa viene una richiesta al consigliere Marchini della raccomandazione, istituire un passaggio pedonale su quel passaggio a livello, in quanto le sbarre si muovono ancora, se ci sono gli estremi forse sarebbe una cosa che anche per le biciclette potrebbe essere... visto che i lavori si protrarranno per molti mesi, un passaggio di sensibilità anche nei confronti dell'uso della cultura della bicicletta. O se questo non fosse possibile, mettere più in sicurezza, o chiaramente visto il bilancio, più in sicurezza possibile il passaggio della strada che va verso Mugnano. È molto pericoloso per chi si reca in bicicletta, anche ora che l'inverno è quasi finito, comunque quando non ci sono più le luci, in quella strada lì molto buia con le macchine che vanno a velocità elevate, in questo momento il traffico su quella strada è molto aumentato. Se valutare se è possibile inserire un passaggio pedonale per la durata dei lavori del passaggio di via Ingrillini e se non è possibile questo un'illuminazione provvisoria più bassa, un po' di segnaletica sulla via di Mugnano. Grazie. E se lei ancora Giorgi prenotata, una dimenticanza. Sì, voglio associarmi e rinforzare la raccomandazione che è stata fatta dal consigliere Amanti. E, tra l'altro l'istituzione di un passaggio pedonale sarebbe importante anche proprio per le persone che ci abitano e che per gli esercizi commerciali. Nel merito le vorrei ricordare, Presidente, che aspettiamo ancora, abbiamo mandato una mail dove aspettiamo ancora che i rappresentanti delle commerci di quella zona vengano chiamati nella commissione apposita.
mandato una non l'ha mail. Mandata a me lei. Guardi, ora se l'ho mandata anche a lei, no, l'ho mandata no, sicuramente al Presidente della Commissione anche a... Ok, no, non ne sono a conoscenza io. Consigliere Fazzi. Segnalo che delle tante cose, diciamo, che creano dei piccoli intoppi al San Luca, c'è anche la mancanza di una piazzola dedicata alla sosta dei taxi, una cosa stupida che si fa con poche etti di vernice, forse è un po' di idee, se è possibile provvedere. Grazie, non ho altri interventi per raccomandazione, quindi passiamo alla risposta alle interrogazioni, ma non ce ne sono, o ci sono ma non si possono, non ci sono, diciamo, gli interroganti. Passiamo quindi alla pratica 15-2015, adesione alla rete documentaria lucchese. La parola al sindaco forse? No. Chi è che è la rete documentaria? Deve essere cultura, no? La cultura. Parola al sindaco. Dunque, come probabilmente i consiglieri già sanno, si è creata una rete documentaria che unisce vari archivi e varie biblioteche di tutti i comuni della provincia. È un sistema molto ampio e anche di grande interesse, perché se si va a vedere il numero delle istituzioni coinvolte è davvero un numero impressionante. Ebbene, è stata stabilita un'apposita convenzione per il funzionamento della rete, di questa rete documentaria lucchese. Il Comune di Lucca aderisce con la Biblioteca Comunale Agorà, con l'Archivio Fotografico del Comune di Lucca, con l'Archivio Storico Comunale, che tra l'altro, è bene sempre ripeterlo, è una struttura di grandissima rilevanza per ciò che contiene, per lo stato di conservazione e per l'ordine che è stato dato all'apparato documentario. Poi, ripeto, ci sono le biblioteche di tutti gli altri comuni ed inoltre la Biblioteca Statale di Lucca, l'Archivio di Stato, la sovrintendenza con il suo apparato documentario, la diocesi, fino alle biblioteche più importanti delle scuole. Quindi lo stesso Teatro del Giglio è rappresentato con la Biblioteca del Teatro del Giglio, che anch'essa è un sistema di grande rilevanza, ancorché poco conosciuto. Ebbene, si tratta in questo caso di approvare la convenzione di adesione alla rete documentaria lucchese, approvare la convenzione, e rendo noto al riguardo che la pratica è passata in commissione ottenendo il risultato che specifico: 5 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti. Erano assenti in quel caso 5 commissari, ma la pratica ha avuto voto favorevole di tutti i presenti. Grazie, consigliera Picchi. Grazie Presidente. Infatti, come diceva il sindaco, ora la Commissione Cultura, che si è riunita il 9 febbraio 2015, vota questa pratica all'unanimità. Questa pratica che consiste appunto nel rinnovo della convenzione che è del 2009, e a questa convenzione del 2009 non vengono apportati
sostanziali cambiamenti. Come si ricorda nella Convenzione all'articolo 7, alla Biblioteca Agorà viene dato il compito di referente del controllo delle procedure di uniformità dell'archivio utenti e dei servizi di prestito. Quindi esiste poi un comitato di coordinamento del Polo, a questo coordinamento partecipa il Comune di Lucca, il Comune di Altopascio e la Biblioteca Statale di Lucca, e questo coordinamento di questo polo ha una coordinatrice che è un'impiegata dell'Agorà e ha il compito di gestire l'acquisto dei nuovi libri. Ora vorrei sottolineare gli importanti servizi culturali che vengono offerti dalla Biblioteca Agorà. Attraverso la rete Indaco è possibile scaricare, sì, avevo qui un volantino che volevo far vedere se lo ritrovo. Vabbè, comunque è possibile scaricare e commentare. Ecco, sì. Sì, va bene. È questo. Quindi questa rete che permette di scaricare, commentare, condividere, recensire, giocare, come dice il volantino, musica, video, audioguide, dizionari, ebook, videogiochi, film, quotidiani, e apprendere anche attraverso l'e-learning. Quindi è una biblioteca veramente attiva che offre notevoli servizi anche ai giovani, ma anche ai meno giovani. L'iscrizione è gratuita, quindi consiglio anche tutti i consiglieri e anche i cittadini e le cittadine lucchesi ad iscriversi per poter ricevere questi servizi. E voglio anche ricordare che dal novembre del 2014 c'è l'associazione Amici dell'Agorà che raccoglie e vende libri usati e il cui ricavato contribuisce all'acquisto di nuovi libri per la stessa biblioteca. Quindi è un servizio molto utile che possiamo utilizzare sia per portare i nostri libri o videocassette che magari non entrano più nelle nostre abitazioni, e con questa modalità è possibile raccogliere fondi per la stessa biblioteca. Quindi invito l'amministrazione a farsi carico di una più pressante diffusione di questi servizi culturali attraverso anche comunicati ai quotidiani e alle TV locali, visto che abbiamo anche una videoteca fornita di 11.000 video che sono stati donati da Monitor, e alcuni di questi video sono introvabili, quindi sono in esclusiva alla città di Lucca. Quindi valorizziamo questi eccellenti servizi che la nostra biblioteca sa offrire ai cittadini. Grazie. Grazie a lei, consigliere Fazzi. Sì, io mi unisco intanto a quest'ultimo appello che ha fatto la collega, anche chiedendo magari se si è al corrente, se esiste, se è stata attivata una qualche forma di intervento per salvaguardare il patrimonio dei video, che come sapete si degrada facilmente essendo sul nastro magnetico. E mi segnalano da Agorà, proprio di oggi la cosa, che è stato sospeso il servizio emeroteca, non so se per qualche problema di rinnovo dell'abbonamento dei quotidiani, però non ho avuto il tempo né di verificare né, quindi diciamo è una segnalazione non accompagnata da nessun approfondimento. Chi me l'ha detto, diciamo, è un frequentatore abituale, maturo e attento, però diciamo non è la stessa cosa aver riscontrato, cosa che non ho potuto fare. Di questa rete io mi ricordo un precedente che è antecedente al 2009, ma diciamo non è importante. Quello che voglio dire, semmai, e mi scusi Presidente, e mi scusino i consiglieri se lo faccio in maniera così un po' giocosa, un po' così narcisista, ma mi fa piacere che il Sindaco abbia elencato la Biblioteca del Teatro, che è nata per iniziativa
di una amministrazione e di una presidenza particolarmente scriteriata degli anni Ottanta. Mi fa piacere che il fulcro di questa realtà sia Agorà, che nacque tra le polemiche e una campagna elettorale che cercava di negarne l'evidenza e la portata. Mi piace che si parli dell'importanza dell'archivio storico, perché se è come è e non è un ammasso di documenti in rovina, è perché qualcuno, un'amministrazione, se ne è fatto carico, dando la priorità a questi giacimenti. Forse si potrebbe pensare alla messa in rete anche della documentazione, peraltro da perfezionare, e credo comunque che ci sia una qualche idea nella mente del sindaco per il Museo del Fumetto. No, mi sembrerebbe, come dire, più che ragionevole, come dire, mettere altrettanto in rete anche la documentazione attuale e quella futura di quella realtà sulla quale si vuol puntare in maniera così importante, e forse anche ragionare, ma mi scuso se magari la cosa è semplicemente stata omessa e gli atti non li ho visti, ragionare anche dell'archivio fotografico. Ecco, comunque noi voteremo a favore di questa iniziativa, di questa proposta. Non aggiungo altro, salvo che la soddisfazione di chi vede crescere l'apprezzamento e l'impegno per questa realtà che parla comunque alla cultura in modo serio. Grazie, consigliere Lenzi. Grazie, presidente. Io da parte dell'amministrazione che ha presentato questa pratica. Il primo chiarimento è il criterio in base al quale sono distribuiti i contributi dei vari enti, quindi per capire per quale motivo il Comune di Lucca contribuisce con 13.850 euro, se ho ben capito la deliberazione, e quindi come è stato parametrato questo contributo rispetto al contributo degli altri enti. La seconda spiegazione che vorrei è per quale motivo la deliberazione che prevede una spesa non ha un impegno di spesa al suo interno. Quindi vorrei questi due chiarimenti. Grazie. Grazie, consigliere Lenzi. Ci sono altri interventi? Eventualmente si raccolgono delle ulteriori richieste? No? Allora lascerei la parola al sindaco per le delucidazioni o per altri interventi. Gli impegni, come si può immaginare, sono commisurati a seconda del peso che credo le varie strutture abbiano. Non penso che l'apparato documentario del Comune di Lucca possa avere lo stesso peso di altri apparati sicuramente assai più ridotti, per le ovvie ragioni che ognuno può intendere. Quindi la contribuzione del Comune di Lucca è una contribuzione proporzionale rispetto all'esigenza di costruire la rete. Per quanto riguarda l'impegno di spesa poi è un atto dirigenziale che seguirà successivamente. Grazie. Ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto? No, allora entriamo. Ah sì, Lenzi. Volevo dire che io non ho niente in contrario con l'iniziativa, sinceramente mi sembra abbastanza insoddisfacente la risposta del sindaco sui criteri con cui è stato parametrato il contributo del Comune di Lucca. Credo al momento in cui si spende il denaro forse sarebbe opportuno che i criteri fossero molto più chiari a chi propone la pratica e a chi la presenta. E sinceramente non mi convince assolutamente
il fatto che una delibera di consiglio comunale che prevede un'erogazione di denaro non contenga un impegno di spesa. Quindi, per questi motivi di carattere economico e formale, preannuncio che il mio voto è contrario solo per questi e non certamente per quello che invece è l'oggetto dell'iniziativa. Grazie. Grazie consigliere. Altre dichiarazioni di voto? Qui è completa. Consigliera Picchi. Grazie Presidente, volevo fare un'integrazione per quello che riguarda il costo dell'iscrizione richiesto poi dal consigliere Lenzi. Io per quello che ho come informazione è che i comuni contribuiscono in base al numero della popolazione, quindi il parametro in base al quale il costo dell'iscrizione varia da comune a comune è legato al numero della popolazione. Questa è l'informazione che posso aggiungere. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? No. Allora entriamo nel sistema di voto. Ci si può prenotare? Chiusa la prenotazione. Quindi Lenzi non partecipa alla votazione? Anche Pini non partecipa? Lui non partecipa. Il Lenzi allora si vuole partecipare, quindi usciamo. Ci possiamo prenotare di nuovo? È pigiato? Chiusa la prenotazione. Ora rimanca Lenzi un'altra volta. E anche Fazzi. Fazzi è corretto che non partecipa come Fazzi? Allora riusciamo. Poi riproviamo. Pigio yes. Yes. Sta pigiando il tasto yes. No. Siccome sono pronto a tutto. Allora, ci possiamo prenotare di nuovo. Può anche diverse volte, così per essere sicuro. Ecco, così. Chiusa la prenotazione. No. Ancora Lenzi, può darsi allora che non funziona, attenzione, colpo di scena. Allora facciamo per alzata di mano? Sì. Vai. Ok, allora. Dunque, non importa chi è da partecipare. Chi non c'è e chi non partecipa, si astiene. Allora, ok. Pongo in votazione la pratica 15-2015, adesione alla rete documentale lucchese. Favorevoli. Allora, scusatori, questa volta il vostro è un lavoro utile. Giorgi, chi sono? Giorgi, Amanti e Ghilardi. Torna Giorgi? Vai. 25 favorevoli, contrari, scusate, giù le mani. Contrari Lenzi e basta. Un contrario. Astenuti? Giorgi e basta? E Pini non partecipa alla votazione e quindi di fatto è astenuto perché è conteggiato nell'astenzione. Quindi Giorgi astenuta e non voto Lenzi che viene assimilato come direbbe il Giovinco o il Giovenco, come dice il Giovenco, no? Allora Lenzi è contrario, Giorgi astenuto, Macera e Pini non partecipano alla votazione, ma Giovenco direbbe che sono assimilabili alla
non all'astensione. Giovinco, Giovenco si dice. Allora, quindi il risultato, 25 favorevoli. Un contrario, un astenuto e due non voto, la pratica è approvata. Facciamo l'immediata eseguibilità, funziona il Lenzi? Vabbè, comunque mai finiamo così. Allora pongo in votazione l'immediata eseguibilità, favorevoli. Giorgio, per cortesia si conta così... Siamo? 25 Giulio Maggio, 25 favorevoli, contrari? 1 Lenzi, astenuti? 1 un voto 2. 1 e non partecipo 2, quindi 25 favorevoli, un contrario, un astenuto, 2 non voto. Okay. Approvata anche l'immediata eseguibilità. Passiamo alla 19/2015, mozione presentata ai consiglieri Amanti Francesco del gruppo consigliare Federazione della Sinistra e Beatrice Piantini del gruppo consigliare SL in merito al commercio e investimenti tra Stati Uniti e Unione Europea. La parola davanti. Sì, chiedo che la pratica venga rinviata alla prossima occasione utile, vista l'assenza di Beatrice Piantini e vista anche la necessità di un maggiore approfondimento. Ci sono contrarietà per quanto riguarda il rinvio della pratica? Bene, quindi... La 19/2015, visto che non ci sono obiezioni, viene rinviata. Chi c'è? Scusate, chi c'è? Ah, c'è rumore, c'è rumore. Monticelli, per cortesia. Allora, 17/2015, ordine del giorno presentato dal consigliere Marco Martinelli del gruppo consigliare Forza Italia in merito alla perimetrazione dei centri abitati al... 1° settembre 1967, la parola al consigliere Martinelli. Prego. Sì, grazie Presidente. Circa un mese fa, su sollecitazione di alcuni cittadini e di alcuni professionisti, e mi sono recato in comune per avere informazioni in merito all'applicabilità dell'articolo 207 della legge regionale 65/2014, articolo 207 che prevede, che recita, sanzioni per opere di interventi edilizi abusivi anteriori al 1° settembre 1967, ovvero, spiegandolo in breve, dà la possibilità di a chi ha fatto abusi in data anteriore al 1° settembre 1967 di condonarli. E questo è fattibile se il fabbricato in questione rientra nei centri abitati perimetrati anteriormente al 1° settembre 1967. Siccome il comune di Lucca, nel comune di Lucca c'è una, gli uffici mi hanno detto che il comune di Lucca non dispone di una cartografia che rileva la perimetrazione dei centri abitati e quindi la possibilità di applicare questo articolo della legge regionale 65/2014, ho chiesto tramite questo ordine del giorno all'amministrazione, ho posto l'invito all'amministrazione di redigere un
una cartografia che consenta la caratterizzazione di questi centri abitati in modo da poter rendere applicabile anche nel comune di Lucca questo articolo, che potrebbe anche dare la possibilità di rimettere in moto il lavoro per i professionisti che si occupano di questi casi e di conseguenza anche per i cittadini che rientrano in questo caso specifico previsto dalla legge regionale 207. Dalla legge regionale 65/2014 è l'articolo 207. Grazie, consiglieri, ci sono interventi? L'assessore Mammini, prego. Grazie, buonasera. Voglio ringraziare il consigliere Martinelli perché in genere, e anche in questo caso, ha dimostrato di essere attento e solerte alle pratiche dell'amministrazione. Dico questo perché in realtà con l'ordine del giorno ha sollevato una problematica reale, una problematica che gli uffici si sono trovati ad affrontare, anche grazie alla sua sollecitazione, per cui hanno iniziato un percorso di approfondimento, uno studio, perché poi al di là della cartografia sarà importante stabilire il criterio, no? Per definire quella cartografia. Per cui ci sono già stati degli incontri del settore edilizia privata con l'urbanistica, con la polizia municipale e anche con il SUAP. Per cui diciamo che quanto chiede Martinelli con questo ordine del giorno, che effettivamente anche a leggerlo è molto tecnico e entra molto nei dettagli, ecco. Dicevo appunto che l'amministrazione ha già cominciato a lavorare a questa cosa. Per cui io non so se il consigliere Martinelli vuol modificare l'ordine del giorno e trasformarlo in una raccomandazione. Veda lui come. Diciamo, ecco, che è un ordine del giorno pleonastico, in quanto quello che lui chiede è già cominciato. Il lavoro per cui lui richiede questa cosa nell'ordine del giorno è già iniziato. Quindi lo inviterei, ecco, anche in termini collaborativi a fare questo passaggio. Come io, per quanto riguarda i miei consiglieri, invito a decidere, perché poi sono loro sovrani dell'Assemblea, per quanto mi riguarda il lavoro degli uffici è già iniziato, anzi io vorrei, una volta istruita la pratica, fare anche un paio di commissioni a riguardo, perché in realtà è un problema che riguarda molti, molti cittadini, per cui il criterio stabilito, ne parlavo con il dirigente dell'edilizia privata, dovrà essere deciso e pensato. Quindi consigliere Martinelli, ecco, decida da farsi. Grazie. Grazie, consigliere Fazzi. Sì, io mi scuso ancora una volta col consiglio se farò delle considerazioni sommarie basate soltanto così su ricordi non verificati, ma comunque col tempo, ve lo dico, la cosa diventerà più frequente. E due cose, allora, una premessa breve, cioè mi riesce difficile entrare in una logica per cui situazioni che potrebbero essere rilevate come di abuso, cambiando la cartografia, le facciamo diventare sanabili. Allora, questa è già una cosa che di per sé, non so se vi siete mai accorti che io non ho mai aderito, ho sempre preso posizione contro tutti i condoni edilizi, ma anche quando ero sindaco. Magari diciamo la pubblicistica sul sottoscritto è andata in un'altra direzione, ma comunque lasciamo perdere.
Però già questo mi sembra un po' disinvolto come modo di ragionare. Secondo, ci sono due riferimenti, ancora lo ribadisco, così detti a memoria, ma a memoria come mi viene in mente stasera, di interventi sulle perimetrazioni. Uno, non ne so precisare troppo la natura, ma è qui presente, diciamo, l'autore, comunque il firmatario politico, fu fatto dall'assessore Macera, allora componente dell'amministrazione Baccelli Piero, negli anni Ottanta. E un altro è stato fatto dall'amministrazione che al tempo io guidavo, e si trattava di una ridefinizione del perimetro dei centri abitati con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada. Ora, non riesco a capire come fanno gli uffici, atteso che magari invece mi sbaglio io, a dire che non c'è niente. Ecco. Oppure la natura di questi interventi è sostanzialmente diversa. Però non credo che si possa definire il centro abitato in base a quello che a noi piace definire. Magari se ci sono dei casi specifici conviene evidenziarli e vedere cosa si può fare, perché non lo so, mi sembra intanto una cosa che non so quanti sono i casi che, no, che magari qualcuno li sa anche, diciamo la verità, no, perché poi non è che viviamo chissà dove, di edificati antecedenti al 67 che guarda caso sono fuori dai centri abitati. Allora, fuori di quali centri abitati? Vuol dire che qualcuno, non mi sbaglio, percepisce che sono fuori o qualcuno sa già che sono fuori? Perché io, diciamo, la mano sul fuoco non ce la metto, però mi fido abbastanza di quello che vi ho riferito. Sinceramente mi sembra strano. Diciamo che l'invito dell'assessore a approfondire, dal mio punto di vista, è ancora più importante, perché dare un indirizzo di questo genere qui vuol dire accettarne i presupposti. Allora, o si sospende e si dice, beh, vediamo se i presupposti sono reali, oppure, diciamo così, in maniera garbata come è stato fatto, si invita il consigliere a trasformarlo in una raccomandazione, peraltro più corta di quelle di qualche collega, ne abbiamo sentita qualcuna anche stasera, e va bene così, insomma. Tanto sentiamo le mozioni e le interrogazioni durante le raccomandazioni, se sentiamo una raccomandazione durante un ordine del giorno non c'è niente di male, tanto diciamo la Torre di Babele, diciamo, ogni tanto ritorna, quindi forse ci fa anche bene. Grazie, non ci sono altri interventi. Come devo interpretare questo? Si vota? Assessore Mammini. Grazie. Io non ho verificato personalmente, anche perché ho appreso dell'esistenza di questo ordine del giorno da pochi giorni, ma dagli uffici mi hanno detto che la cartografia più recente è del 1958, per quello dico, al di là dell'ordine del giorno, gli approfondimenti devono essere fatti comunque, ecco. Quindi Martinelli, poi ci fai sapere. Consigliere Martinelli. Io prendo atto di quanto ha dichiarato l'assessore Mammini a nome dell'amministrazione. Preciso che quando sono andato io un mese fa negli uffici, mi è stato risposto dai responsabili degli uffici che questa perimetrazione qui non esiste, risalente al antecedente al 1 settembre 1967 e che c'era e c'è la necessità di
procedere a redigere questa perimetrazione. Se, visto che l'assessore stasera ha dichiarato che gli uffici hanno iniziato a lavorare su questa situazione che ho sollevato, io ritiro l'ordine del giorno e lo lascio come agli atti come raccomandazione. Grazie consigliere Fazzi. Sì, io ovviamente non ho niente da eccepire su questo, chiedo però che sia riferito al Consiglio intanto sullo stato degli atti, cioè se è vero per scritto col nome di chi fornisce la risposta. Di chi fornisce la risposta, cioè se effettivamente l'ultima cartografia è quella del 58 come ci è stato riferito, se durante tutti gli interventi di programmazione urbanistica, settore per settore o complessivi o adeguamento delle cartografie, in effetti mai successivamente al 58 è stata fatta la perimetrazione dei centri abitati. E poi cercheremo anche di capire come è stato possibile, perché chi ha avuto modo di tenere sotto gli occhi non la cartografia, no? Evidentemente abbiamo sentito dei pronunciamenti formali, delle indiscrezioni del consigliere e la conferma dell'assessore. Chi invece, come me, si diverte a guardare fotogrammetrici, si chiederà come fanno le cartografie a non aver tenuto conto dell'esplosione che c'è stata dagli anni 50 a oggi. Mi sembra una cosa talmente comica che sinceramente rimango del tutto, come dire, perplesso e sospendo il giudizio. Comunque attendiamo, brevissima, cioè basta sapere anche per scritto, ok, non ce ne sono, io nel frattempo mi attivo per vedere se quel che mi ricordo è frutto di un delirio. Grazie. Bene, essendo stato ritirato l'ordine del giorno del 17-2015, la seduta è tolta. Buonanotte. Grazie,